tale Giordano. Ok, ci ho mangiato. Ci ho mangiato. Vediamo un po'. Ok, finta che non l'ho fatto. Faccio finta che non l'ho fatto col giro. Faccio più insonnia qua. Tanto la vedo. E questo va a finire. Questo va bene un po'. Andiamo teatro quanto c'ho 3 minuti.
Certo, non così era. Ah, era un pezzo di moneta, non così era. Ma questa è una stanza gigante, credo. E continuano a apparire. Quindi molto facile per riprendere. Radio azzurro. Peccato. Non ci riesco. Ma ci sei lentissimo, allora non sono io. Andiamo avanti.
sì. Vabbè, andiamo via. Questo continua a spuntare. Che piccolo salvataggio, anche se non mi servirà, però vabbè. No, ma visto. C'è il boss. Cioè, siete stanno che devi entrare qua, eh? Vedi un serpente praticamente questo, non è un drago. Che trovato adesso, sta scadendo pure il tempo. Vado a trovare adesso. Boss. Questo è forte. Oh, sbagliato. Qui. Ma i miei compagni mi sono allontanati nel momento in cui li volevo curare, vabbè.
No, quello più difficile. Si può tenere mangio vita. Scusi. Lo dice ending. Ciao vita. Ah, sempre la solita. Tutto a posto. Ah, questo non ce l'abbiamo, se non mai. Allora, questo lo prendiamo. Infatti è sempre il solito, fa cagare. Cosa trova sto coso? L'aspirapolvere, sbrigati. Questa roba sistema di 120 attacchi fuoco e indeboliti, quindi premi la bandiera e attacchi fuoco, secchio rovente, non mi sembra nulla il secchio. Questo vale soldi, quanto vale? 700? 800, tanto. Vabbè, no. Non vale nulla, tanto. Trappola efficace. Nah. Ma dove sto andando? Andiamo di qua.
fa schifo. Entrambi inutili questi qua. Questo è buono. Ah, senza ogni che vediamo che lo siamo. Ah, ce l'avamo lo spazio. Pensavo di no. No, aiutami, mi stavo tenendo proprio per breve azzurro, per te lo sei. Vabbè, morta, manca il tempo. Ma. Allora, prossimo piano. Vediamo un attimo qua che troviamo. Riusciamo a trovare insonni e dragazzurri. Cos'è il triangolo gigante? Con una sua stanza? Mi sa di quello. Mi dà che di nuovo il piano. Cosa c'è qua? Non si vede, ogni volta non si capisce. Magari qua andrò su un drago di rubo.
Potremmo prenderlo. E ci risulta sta lontano dalla folla, diciamo. Il braccio azzurro prima è stato mostra loro più loro pide perché loro. Ovviamente vi mostro loro i soldi sulla mappa, ma già li mostro. Perduto. Ah, intende loro perduto. Ma in che senso? Boh. Altra mappa. Vabbè, parla come vuoi, cioè lo sai come funziona Forina. Quanti HP hai dato? Dipende anche quello. Dai, non rompete. Quanto HP c'hai? Dai, il fatto che gli dai il tubo poi ti ho detto, gli devi dare quell'altro. Vabbè, sarà già andato. Uno scudo buono è uscito. Vediamo com'è. Non questo. Non danni prima trappola. Ok, nulla di che.
di monedro, niente. Quante ne ho uccise insomnia e quante se ne sono unite? Zero. Attacchi potenziati molto. Allora meglio questo. E poi nessuno, è uguale praticamente. L'ultimo giro qui e poi ce l'andiamo. Prossimo. Arma di merda. Cos'è sta arma? Questa è quella dorata o quella grigia? Sembra dorata. Ah no, è blu e giallo. Ma che schifo, non ha nulla. Deve essere interessante, invece. Ho deciso di fare schifo. Dai. Un piano un po' di merda però vabbè. Andiamoci a ammazzare questi due che sono qua e poi ce l'andiamo. Mi era accorto che era il bravo. Quant'altro altrimenti? 288. Per capire quante ne faccio, ho trovato un bel po' di dorato. Assurdo,
Ah, come si fa a uccidere, vabbè. Bene fare così, no? Uccidiamo le basta. Forse l'IA del gioco è un po' migliorata, sai? Boom. Lasciare occuparsene da soli di rivitalizzare era andato meglio. 295 7000 abbiamo guadagnato. Beh, quanto pare non si guadagna molto da quelli droppati a terra. Ma realizzo questo spazio, non posso riuscire a cristallare. Si guadagna quasi 600, ma prendiamo le cose queste qua a terra per le rivendite. Sento vento, questa dovrebbe dire un'altra cosa. 1200, ma vale 1200 sto, perché vale 1200? Non danni prima trappola. Ma ci fa schifo. Cioè, la prima trappola che becco non prendo danni. Vabbè. Meglio per me che volevo di più. Sala delle reliquie. C'è Superman qua, Maximo Spuro, se lo riuscite a prendere. Ma tu no. Perché ogni volta che esci dalla missione ti pare tipo riportatore? Per una quanto è scarso. Beh, in realtà su Blaster Studio non lo so che è sempre scarso. Trappole finali, già fa schifo. Trappole impostazione, imposta rapido. Ma penso che piazzi le trappole di colore. Venne la trappola che mi toglie la mappa, che fastidio quella lì, fastidio assurdo quella trappola.
Visto che ne sto trovando 10.000. No, è quello ghiaccio. Dovremmo usare questi biglietti un attimo, che mi sa che ce l'ho scelta sotto. Tra poco li ho cappati sicuro. Non li ho controllati, non li controllo. Se mi scordo di nuovo, lo dico sempre e poi mi scordo perché mi vado avanti con i livelli. Agella. Vediamo la mappa. Ok, potenziati di un po'. Intanto. Meglio quello che ci attormenta lì. Però questo devo capirlo come li riunisco. Perché il cazzone là di Tridonia non me lo dice mai monete speciali. Secondo me ancora devo imboccare delle robe, che se no non si spiega. C'è il maestro mio che mi dice ritorna più tardi, per esempio. Cosa ha trovato? Ancora di ghiaccio, che bello ormai. Basta compresso. Una merda. Però vale un bel po' di soldi, sono due. Perché te non te lo dice quanto vale? Avrebbe troppe informazioni. Ah, perché di base uno in realtà non li dovrebbe prendere per venderli, ma è la migliore cosa da fare per avere un farm un po' più efficiente. A lungo andare, 2000 ore, 2000 dopo, 2000 dopo ancora, 2000 e passa anche, diventano sfereoni e c'è un livello extra, qualche livello extra. Tanto nel frattempo li devo comunque prendere,
Busa, no? No, inutile. C'è sto cazzo di bamba ragliata che rompe coglione. No, questa è sempre così sulle trappe. Niente, non mi interessa. E c'è l'uscita. Ma tanto è difficile che trovo una miglia della mia. Tocchi potenziati del ponte e nessuno. Che è già potente di suo, quindi è sempre questo. Non è manco così forte, almeno ti dà questi tipo di critico, è giusto, normale, media potenza possiamo dire. Ok, quarto piano. Mi attacca questo. Allora. Ciao, ma non risolvo nulla perché c'ho troppi di questo. Chi si ricorda se voleva più questo o questo? Dovrebbe volere più questo perché è più nuovo, questi cazzo. Tu quelle più nuove, più forti, tra virgolette, quindi valgono di più, ovviamente. Equipaggiamento. Poi ci sono quelli che hanno la roba speciale che valgono di più, perché c'è una descrizione in quel modo. Che c'è scritto valgono di più. Sembra vabbè, quando io lo volevo usare, vabbè.
Non c'è nulla. Tanto qua non ci saranno, perché che vuol dire ci sia, infatti sono uscito. Non la prendo più, cioè non le leggo più perché non mi interessa, sono sempre qua. È uno schifo. Questo boss mi sa che è la prima volta che lo incontrerò. Cos'è quel danno? È Batman cattivo. Come chiama questa di Batman di Overniani, credo. Ma possiamo dire più che altro è Overniani cattivo. Sì, potremmo dire Overniani scuro, perché non lo facciamo uno. È Overniani cattivo e mischiato a questa cosa prima. Mix. Infatti adesso non me l'avevo molto. Io pensavo trovo solo questa, è simpatica. Insomma, anche io l'ho trovato. Non c'è, lo vabbè, questa per ora no. Darkniano, ah era Darkniano, ecco, ora mi ricordo bene, Darkniano. Darkniano versione cattiva. Vabbè, pensavo, proviamo a fare questo lavoro del bocchino. Di bocchino, ragazzi. Bene, andiamo, io vado a cercare io l'usurista, che tu lo voglia o no? Cosa, non ti sei ancora resa, Silvi? Sai bene che è pericoloso. Certo che lo so, è proprio per questo che voglio partire all'avventura. Ho deciso ormai, fratello, voglio tornare ad essere umana. Ancora con questa storia, pensavo vi foste chiariti. In ogni caso, trovare io l'usurista non sarà facile. Beh, come diciamo, gli archeologi scavando si impara, no? Silvi, a me la motivazione non è servita affatto, invece. Ma un attimo, se riuscissero sul serio di svegliare gli illusionisti? Sì, te lo ripeto per l'ultima volta, i covi di questi sono pericolosi. E tuo fratello ha ragione, sì, questi covi sono pieni di zighe. Ma ancora meglio, sono una donna ormai, posso scegliere per me stessa. Che cosa? Aspetta, il potere degli illusionisti è un segreto. Dici sul serio? Oh, beh, certo, resta solo da capire quale. Ah, giusto, e dunque volete ascoltare la storia? Naturalmente. Bene, prima però è necessario che vi sottoponga ad un test. Vi racconterò questa storia solo se riuscirete a superarlo, d'accordo? Andiamo, è un'occasione d'oro, c'è in gioco il segreto degli illusionista. Va bene, forza, dici tutto su questo test. Andiamo, Blasters, tutti insieme. Ben detto, Simbi, spedizione, gente. Il test. Cosa poteva essere? Con il boss probabilmente. No, probabilmente lui il boss. Non so, non ho visto se era lui il boss, penso sia lui.
armatura molto potente, attacchi frequenti. Allora, ok. Misteri. Salve. Vedo che c'è anche per il punto di interrogativo, forma di punto interrogativo. Non ce l'ho una parte, dovrei molto riuscita dai rocchi, giustamente. Mi comincolo. Questo l'ho provato a prendere, non so se tutto prendo. Carino da vedere. Lì c'è l'uscita sicuro. L'ho già visto. Qui sotto c'è l'uscita. Qui si riesce tutto. È chiaro. Usciamoci. Ecco. Mi ha sembrato di aver visto un'altra cosa. Attenzione, non mi cerco del tempo. Attacchi potenziati un po'. Attacchi frequenti. Almeno. Potevo tirare al posto di questo. Allora lui. Ma non cambia molto. Che la posso grittare. Intanto gli do almeno 20 di ferro, diciamo, che può sembrare poco, ma meno 20 di ferro è tanto. Mostra loro qui. Questa qua me la tengo, non me la tengo da parte. Voglio vedere che cacchio sto mostro loro qui. Cosa intendo? Non conosco nulla che chiamo oro perduto.
già. No, prendiamolo, va. Chi non mai, facciamo. Tanto ormai così, quasi tutti, quasi 100 metri, quindi è giusto usare tranquillamente. Uscito probabilmente là, in buona mappa. E buona questa. Questa non c'è, però la versione armatura molto potente, direi. E là l'uscita. Non uccido, ce l'ho lì. Oh, mi comunque. Mi ricordo che ho usato un bel po' di filtri d'amore, non c'era niente. Ma a caso. Sempre così. Sarebbe minuscolo, ecco. Porta piano. Ci abbiamo una mappa un po'. No, se fai tutto quello che ho fatto. Ma perché è storta lì la porta? Vabbè. Ce l'ho web. Sono 10.000 di castincas.
Posso. Hai visto la luce? Sì, vedo che c'è questa cosa che pulire. È stupidissimo questa cosa. Davvero un bel lavoro, Gastis. Mi piacerebbe collaborare con voi, vitamini della vostra spedizione. Purtroppo però non posso ancora farlo. Siete all'altezza, tornate la prossima volta, va bene? A presto. Ce l'ho fatta, ho superato il test a pieni voti, vero? Ora dovrei raccontarvi quella storia sul potere di illusionista. Ah, va bene, immagino che sia ora di raccontarvi tutto quello che so. Dunque, l'illusionista in realtà non trasforma gli umani yokai. Cosa? E allora cosa fa? Diccelo, dai, diccelo subito, la sto nella pelle. Ecco, vedete, il suo vero potere riesce a trasformare umani e yokai in canne da zucchero. Canne da zucchero? Che cosa significa? Per 1000 giravolte, che potere sarebbe? Ma quindi non può trasformarmi nuovamente in un umano? Hai capito bene? Ma che accidenti serve un potere del genere? A niente, ovviamente. Tempo fa anche il mio capo tentò di invano di trovare l'illusionista, ma poi pensato un po' si rese conto di avere lui stesso quel potere. Che cosa? Questo significa il tuo capo? Esatto, il capo, quel potere che stavate cercando di l'illusionista. Ora sapete la storia dell'illusionista. Continuano a capire l'utilità di un potere del genere. Ha preso un totale. In ogni caso, a quanto pare il nostro illusionista non potrà aiutarci. Quindi dobbiamo andare a trovare il capo di Albacchino. È alquanto probabile. Wow, potrebbe essere complicato arrivarci. Perché non ce l'hai detto subito? Ci avresti risparmiato molta fatica? Ehi, non parlarmi in quel modo. Sto solo cercando di aiutarvi. Pensi che sia stato facile per me mantenere un segreto del genere? Beh, indubbiamente si tratta di un segreto non indifferente. Quindi adesso possiamo anche lasciar perdere la ricerca degli illusionisti, no? Esattamente, non c'è bisogno di ricorrere al suo aiuto ormai. Allora concentriamoci sui prossimi covi per ora. Andiamo, Blasters. Ben detto, forza spedizione. Dobbiamo prendere quello. Amore di mamma reato, lui 52. Ok. Mi sembra scavalcaniato. Non mi ricordo se era combattente, quindi riso la ricordo. Però dovrò muore ogni 2-3, dato che è livello 20. Se riusciamo a prendere lui in poco tempo e poi ce l'andiamo, c'è questo, ma che cazzo
Ah, forse sta qui il passaggio. No, allora salì. Hanno ucciso me, non scorco. So come hanno fatto. Forse è stata la bomba di scavolchi, non ci ho fatto niente. Madonna, che giro questo film. Non si va giù di qua, di qua. No. Madonna, non ci sarà un giro gigante allora. Questo è ancora fatto. E basta, vabbè, rimani lì a terra. Che cazzo. Ma l'auto del luce non è cazzo. Non ricordavo questa cosa. Puoi curare, Cindy, per favore. Le bombe di scavo vulcanico sono le tre. Sono delle mine, non delle bombe, credo. Sembra un po' solo i getti verdi. Ok, ci siamo al quarto.
mi sembra questa la strada. Che c'è un passaggio di adesso. Infatti. No, non mi interessa scopparsi la mappa. Ah, vabbè, facciamo questo. Ci danno solo gli occhi per... c'è un dopo che forse è meno di quello che penso, anche pensavo peggio. Il nostro umano prende sicuramente di qua, allora. Sì, mi ha ucciso. Ecco, ancora le mine, ma non c'è. Facciamo l'ultimo paio massimo. La prossima volta la prima cosa che facciamo è questa. Ma bene, niente, niente, niente. Qui per forza. Bene, non si trova di lo stesso, l'importante è quello. Ma si vede un po' ora, almeno non piazza le mie. Fa un po' ora se crepa. Non è normale, ma... Mi uccide. Praticamente. Ecco qua, dai.
Adesso intanto lo facciamo e lo agilizziamo perché normale se può morire sono comunque lì 45, magari dobbiamo qualcosa un pochino, ma è un po' più.